Come anticipato nei titoli di apertura, oggi 25 aprile, festa della liberazione, anche in Abruzzo si è celebrato il 79esimo anniversario con numerose manifestazioni organizzate in tutta la regione. A Taranta Peligno sono stati ricordati i martiri della Brigata Maiella, unico reparto partigiano decorato con la medaglia d'oro al valor militare. Ma per vedere com'è andata la mattinata ci colleghiamo in diretta con la nostra Anna Di Giorgio. Buongiorno, buon pomeriggio Anna. Buon pomeriggio Fabio, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Dicevi bene, siamo con la telecamera di Alberto Capo a Taranta Peligna. Alle nostre spalle, inquadrato dalla telecamera, proprio l'arco che immette sul viale di accesso al sacrario della Brigata Maiella, che è un luogo simbolo in Abruzzo della resistenza e della lotta partigiana per liberare l'Italia dal giogo nazifascista. Una ricorrenza appunto festeggiata in Italia il 25 aprile. Era il 1945 quando l'Italia venne liberata e oggi ricorre il 79esimo anniversario di questa festa della liberazione che in Abruzzo appunto ha questo luogo simbolico che si trova proprio a Taranta Peligna. E questa mattina il calendario, il programma legato agli eventi per questo 79esimo anniversario ovviamente si è svolto con la presenza dei sindaci che hanno sfilato in rappresentanza dei propri comuni con i gonfaloni dei comuni di appartenenza, ma anche ovviamente con i sindacati CGIL, CISL e UIL che sono venuti qui proprio per omaggiare i caduti della Brigata Maiella, e poi c'erano ovviamente anche alcuni rappresentanti del mondo politico, anche se come dici tu effettivamente non è passata inosservata l'assenza degli esponenti del governo regionale di centrodestra recentemente rieletto. Ma insomma andiamo con ordine. Qui il sacrario della Brigata Maiella, che è stato inaugurato nel 1976, commemora proprio i morti, insomma coloro che diedero la vita per i valori di libertà e democrazia, che sono poi i pilastri fondanti appunto anche della nostra carta costituzionale, che sono stati ricordati anche da Sergio Mattarella, che è stato qui in passato, esattamente nel 2018, il 25 aprile del 2018, anche lui per rendere omaggio ai caduti della Brigata Maiella. C'era stato nel 2001 anche Carlo Azaglio Ciampi, che inaugurò poi il Sentiero della Libertà e che lo vide appunto negli anni della resistenza protagonista all'interno proprio della Brigata Maiella. Insomma, una data che però oggi viene considerata anche in qualche modo divisiva, ed è stato proprio questo poi anche il messaggio che è stato lanciato nell'ambito della commemorazione di questa giornata anche dal presidente Mattarella, come abbiamo detto. Ma insomma questa mattina noi abbiamo avuto modo di intervistare i protagonisti di questa giornata, e allora chiederei proprio alla regia di mandare in onda le prime due interviste, quella rilasciata, che ci ha rilasciato Luigi Borrelli, presidente provinciale di Chieti per l'ANPI, che è l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, tra i protagonisti ovviamente di questa giornata, e poi Carmine Ranieri, segretario generale della CGIL per Abruzzo e Molise, che appunto in questo caso si è fatto portavoce delle tre sigle sindacali che qui si sono recate proprio per rendere omaggio ai caduti della Brigata Maiella. Sentiamo. Siamo qui a celebrare il 25 aprile nel punto più importante, più rappresentativo della resistenza in Abruzzo, che è il sacrario della Brigata Maiella. La Brigata Maiella è stata un unicum nella resistenza, perché è l'unica brigata che non solo ha liberato il proprio territorio insieme agli alleati, ma ha continuato la lotta addirittura in questo caso fino al Veneto, fino all'Asiago. Quindi siamo in un punto importante. Ecco, trasferire la memoria significa questo, significa ricordare alle future generazioni che, diciamo, ci sono state persone che hanno, come si dice, speso la propria vita per garantire la libertà a tutti. Per cui la memoria noi la possiamo trasferire ricordando e non dimenticando quello che è stato il fascismo. Purtroppo il tempo dobbiamo dire che non aiuta, perché i testimoni diretti vengono a mancare, però noi dobbiamo far sapere a tutti che senza la libertà che abbiamo adesso non è che ci è stata regalata, senza
diciamo, l'impegno dei partigiani, molto probabilmente noi avremmo avuto una vita, un'esistenza diversa. Per cui ecco, è necessario che noi coltiviamo questa libertà, coltiviamo la Costituzione della Repubblica, che è il regalo più grande che i partigiani ci hanno fatto. Ma io credo che siano polemiche incredibili. Oggi si parla di una festa divisiva, ma in realtà stiamo parlando della liberazione dell'Italia dal nazifascista. Quindi partigiani, antifascisti ci hanno dato la libertà, per cui oggi dire che questa festa è divisiva significa non voler riconoscere i valori della resistenza, i valori della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione, come diceva Calamandrei, è nata proprio dalla guerra, dalla lotta dei partigiani. E poi credo che oggi sia una festa importante per tutti, perché tutti noi dovremmo difendere i valori scritti nella nostra Costituzione in un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo, a partire dal valore della pace. L'Italia ripudia la guerra e quindi è necessario in questa fase complicata dove le guerre dilagano in Europa, in Medio Oriente, a Gaza, è importante che ci sia il popolo che chiede pace, che chiede che le diplomazie internazionali si occupino di cercare la pace, di cercare il dialogo, piuttosto che armarsi sempre di più in un'escalation che rischia di veramente di portarci ad una brutta situazione. E dall'altra parte difende i valori della Costituzione. Vuol dire anche difendere i diritti al lavoro, ecco perché noi sindacati siamo qua, il diritto alla sanità, quindi i diritti sociali, i diritti alla libertà di espressione, pensiamo a tutte le polemiche e tutto ciò che sta succedendo rispetto a scrittori, giornalisti che non riescono ad esprimere il loro pensiero e vengono censurati, diritto di scioperare, diritto di manifestazione come stanno facendo tanti studenti che invocano la pace, diritto alla sanità. E quindi festeggiare oggi il 25 aprile significa maggiori ricaduti, difendere i valori della Costituzione, difendere le libertà, e quindi anche un impegno civile per tutti noi. Deve essere davvero una festa per tutti gli italiani. Queste hanno dunque le interviste a Luigi Borrelli e Carmine Ranieri, tanti i momenti che sono stati organizzati nel corso della celebrazione del 79° anniversario. Sì, Fabio, perché poi la giornata non si è svolta solo qui a Taranta Peligna. Intanto permettimi anche di raccontare molto velocemente, di dare due cenni storici sulla Brigata Maiella, che è nata il 5 dicembre del 1943 a Casoli, con il comando, insomma, diretto, diciamo così, da Domenico ed Ettore Troilo. 15 mesi di lotta che sono iniziati, diciamo, in Abruzzo su quella che è stata la linea Gustav, che era il fronte stabilito appunto per la ritirata delle truppe nazifasciste. Da lì, dicevamo, 15 mesi di lotte fino al Veneto e lo scioglimento della Brigata Maiella avvenuto a Brisighella in provincia di Ravenna il 15 luglio del 1943. Tra l'altro dicevi bene proprio all'inizio di questo nostro collegamento che quella della Brigata Maiella è stata l'unica formazione partigiana che nel 1963 è stata insignita con la medaglia d'oro al valor militare. Ma da qui poi, dopo la deposizione della corona d'alloro nel sacrario della Brigata Maiella, gli eventi sono andati avanti anche a Lama dei Peligni, presso la sala polifunzionale di Lama dei Peligni, intitolata ad Antonio Del Pizzo, dove è stato proiettato un video intitolato a Maria Di Marzio, una donna che negli anni appunto della guerra e della resistenza rischiò la propria vita per salvare alcuni soldati alleati dalla furia dei nazifascisti. Il video era stato realizzato dagli studenti del liceo scientifico di Casoli ed è stato proiettato, oltretutto un video che ha vinto anche il primo premio al concorso Roberto Cicerone del 2024. E insomma, una giornata, una mattinata sicuramente ricca di eventi, e dicevamo che non è assolutamente passata inosservata l'assenza degli esponenti del governo regionale di centrodestra, recentemente rieletto, un'assenza che è stata sottolineata anche nel corso degli interventi qui a Taranta Peligna al sacrario della Brigata Maiella, e sottolineata anche da Giovanni Legnini, commissario straordinario per Ischia, ma con altre cariche, insomma, e anche istituzionali che ben abbiamo conosciuto, e poi anche dal segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli, che possiamo ascoltare. E con l'intervista di Daniele
Marinelli. Fabio, se sei d'accordo, ti restituiamo la linea. Io e Alberto Capo da Trantapeligna, anche perché comincia a piovere. Molto bene, Anna, d'accordo. Guardi, questo mi dispiace molto, questo è il luogo simbolo della resistenza in questa regione, in questo paese. Mi sarei aspettato oggi di trovare qua il Presidente della Regione o rappresentanti istituzionali del rieletto governo regionale. Questo non è accaduto, sono molto dispiaciuto di questo, sono sicuro che Marsilio oggi saprà trovare parole unitarie, saprà trovare parole giuste per definirsi e definire la sua parte politica convintamente antifascista, come noi orgogliosamente siamo venuti anche oggi qua a dire e a rappresentare con grande convinzione e sapendo appunto che questa deve essere una festa che unisce tutti e che non divide.